Eccoci qua ragazzi, questo è il Tempio del Canova. Sulla nostra sinistra adesso c'è il percorso 195, dove intraprendiamo la nostra escursione sul Monte Palom. Siamo pronti ragazzi, guardate che bellissimo questo tempio, stupendo. Si parte! Eccoci qua, lui è il nostro ospite, Davide Mazzi. Come sta, signor Davide Mazzi? Bene, stavo meglio a letto, ma sono Ma ne pronto. vale la pena, vedrai. Segui l'uomo del Siamo all'uomo del monte. monte. Segui l'uomo del monte che ti porterà in vetta. Ok, ragazzi, sono pronti. L'escursione è cominciata, ragazzi. In tranquillità, mani in tasca, come no. Là ci sono i ragazzi, anche loro stanno salendo. La merendina time, cazzo, ne siamo. La pausa è terminata. Merendina time, ciao. Andiamo, bella raga. Eccoci qua, ragazzi. Siamo dentro una trincea. Guardate che spettacolo. Guardate ragazzi come è stato mantenuto il tutto. I punti d'osservazione. Si punta il fucile e fuoco. Questo era un punto strategico. Da qua si vedono le Dolomiti Bellunesi, la pianura Veneta e quando c'è limpido fino a Venezia. Guardate che roba. Eccoci qua ragazzi, questa era la baracca degli ufficiali. Questo ora è un bivacco. Bivacco di quota 1308. Qua ci sono i posti letto, ovviamente non ci sono i materassi. Carino. Anche qua, vediamo cosa c'è. C'è un po' di neve, quindi faccio fatica ad entrare. Ragazzi. Qua ci sono due posti letto. Bellissimo. E qua abbiamo la nostra finestrella. Molto duro ad aprire. Il buongiorno si vede dal mattino! Sentite qua lo speck come fricchia. Oggi facciamo i speck. Speck, panna e panno di funghi. Eccoci qua ragazzi al bivacchino. Allora, stiamo facendo gli spezze. Qua abbiamo preparati, qua abbiamo la pancetta, il vinello e la panna. Siamo pronti, raga? Siamo pronti?
E via! Al punto di partenza, infatti alle mie spalle c'è il tempio del Canova. E niente, ci vediamo alla prossima. Un saluto dall'uomo del monte. Ci vediamo.